Ho conosciuto Francesco all'università, io facevo filosofia, lui lettere, giovanissimi, io 22 anni, lui 24, quindi dopo 3 anni ci siamo sposati e abbiamo desiderato subito avere una famiglia, quindi nel giro di pochi anni sono nati i nostri figli, quattro. È nato Giuseppe, Benedetto, Letizia e poi Costanza. Sono stati anni di gioia, con tutte magari le difficoltà, però tanta anche bellezza. E di questa bellezza mi nutro ancora adesso. Abbiamo sempre condiviso l'amore per la scrittura. Lui, giovane, giovane uomo, mi parlava di Dante, del suo amore per le lettere e mi ha proprio instillato l'amore per la parola. Io, dopo aver conosciuto Francesco, ho proprio iniziato a scrivere spontaneamente e si è creato un sodalizio proprio tra me e lui. E io scrivevo racconti, poi pian piano romanzi, lui me li correggeva, me li impaginava. Eravamo una piccola casa editrice tra me e lui. Dopo 20 anni di matrimonio, ricorderò sempre, era il 19 agosto. Ha avuto un attacco epilettico Francesco. La sera stessa mi hanno detto che era un tumore al cervello, maligno al quarto stadio, quindi ormai comunque molto molto avanzato, inoperabile. E ad agosto successivo, il 7 agosto dell'anno dopo, è espirato. Scrivere è terapeutico. Con la malattia e poi la morte di Francesco ho sentito che mi serviva la poesia per esprimere quello che avevo dentro ed è un modo in cui io lo sento proprio vivo dentro di me. Un giorno dopo l'altro scopro come rimanere in te, come far fiorire l'amore nell'assenza. Mi rivivi dentro nei pensieri, nei ricordi, nei figli, negli interessi che avevamo, persino nelle cose nuove che scopro. Si impara questo linguaggio che non è più il linguaggio umano, come io che parlo a voi, ma è un altro tipo di comunicazione. Io ho voglia di poter parlare di Francesco perché appunto per me è vivo l'amore per mio marito e prosegue e prosegue anche dopo. Questo amore va tenuto vivo e va tenuto vivo con appunto la memoria, con il nominarlo, no? Io gli parlo tutti i giorni perché ne ho bisogno, perché lo sento vicino a me, che mi protegge. La serenità che provo mi dice che lui è vivo ed è in cielo e quindi io vivo nell'attesa di poterlo rivedere. La memoria la si affida a chi ama e voi in cielo amate immensamente.